Ciao ragazzi, buon sabato pomeriggio dal vostro bandito rossonero. Immerso nell'autunno e nei colori dell'autunno, per dirvi che oggi sui giornali non ci sono novità sul caso D'Onofrio, perché ci sono argomenti molto più importanti. Ci devono far conoscere la nuova fiamma di Totti. E non sto scherzando. Ragazzi, pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale. Fatemi arrivare a 6.000 e naturalmente la campanella per le notifiche e per ricevere i video. Quindi è molto più importante per i giornalai, per la nostra carta stampata, farci sapere chi è la nuova fiamma, scusatemi, qualcuno non sta bene, chi è la nuova fiamma di Francesco Totti e non l'evoluzione del caso D'Onofrio, del caso imbarazzante D'Onofrio, del caso che a mio parere dovrebbe essere qualcosa di sconvolgente per il mondo del calcio. E questo è il livello della stampa. Ora non sanno cosa scrivere, quindi a parte la fidanzata nuova di Totti, ci diranno il turbo mercato dell'Inter. L'Inter giustamente mette il turbo sul mercato perché economicamente è florida, quindi non ci sono problemi. C'è Occhio di Lince che sistema tutto, piazzerà un paio di giovincelli a 40 milioni l'uno e si va sul mercato per prendere Thuram. Non ci sono problemi, ce lo assicura la nostra carta stampata. E pregiata carta stampata, siamo veramente orgogliosi dei media che ci rappresentano. E del Milan, il Milan adesso deve assolutamente a tutti i costi prendere Okafor. Hanno stabilito che il nostro obiettivo è Okafor, 35 milioni, perché noi tutti i 35 milioni devono costare, capite? Cioè, chiunque 35 milioni. De Ketelaere è 35 milioni, 35 milioni. Okafor è 35 milioni, 35 milioni. Ma sto Okafor vediamolo adesso al Mondiale. A me sinceramente a San Siro quando l'ho visto non è che abbia fatto questa impressione. Poi viene definito un numero 9, ma un numero 9 non è, perché è sempre stato un attaccante esterno, al massimo una seconda punta. Quindi non vedo sto numero 9 da 35 milioni addirittura, non lo so. Io prima di spendere 35 milioni per Okafor valuterei bene Colombo e Lazetic a questo punto, che sono molto più numero 9 di Okafor. Se invece mi si dice che Okafor è in previsione di una cessione di Leao, dico che per il gioco del Milan, che non gioca con due punte, ma gioca con un esterno, direi che non è proprio l'ideale Okafor, così a occhio e croce. Ma d'altronde io credo a zero di quello che viene scritto sulla carta stampata italiana, cioè proprio adesso è un momento tra il campionato in sosta e i mondiali che arrivano in cui bisogna mettere lì qualche notizia, quindi questi si alzano la mattina e buttano lì. Interessante quello che invece ha scritto Ordine su Dia, su, scusate, su Rafa, su Leao, perché secondo Ordine c'è addirittura e alle viste una battaglia legale tra Mendes e quello che sarebbe l'altro procuratore, quello francese di cui non ricordo il nome. Secondo Mendes addirittura la firma di Leao che dà la procura a questo avvocato francese sarebbe falsa. Quindi capite che nel discorso Leao ci si va a infilare in qualcosa di molto 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 complicato, tra questa battaglia legale tra i procuratori, tra l'aspetto legale della multa salatissima che deve pagare allo Sporting Lisbona il giocatore, tra le commissioni che a questo punto non si sa nemmeno a chi dovrebbero andare, se a uno o se all'altro. Capite che a me spiace dirlo, però è quello che penso, quindi io dico sempre quello che penso. Da una situazione così si esce in due modi, o con Leao a zero nel 24, o con Leao ceduto a gennaio, si spera dopo un bel mondiale a 100 milioni. Non vedo altre vie di uscita, sinceramente, non vedo
purtroppo non c'è la chiarezza necessaria, anche senza dare la colpa al ragazzo. Secondo me il ragazzo in questo caso è l'ultimo che potrà decidere, perché ci sono troppi aspetti, soprattutto legali, che vanno a minare la vicenda. Quindi non ne farei una questione del ragazzo, di ciò che vuole, ciò che non vuole. Secondo me si viaggia al di sopra di quello che vuole Rafa. E purtroppo in una situazione del genere o ne esci con le ossa rotte, col giocatore a zero che se ne va, o ne esci con una cessione, e se vuoi realizzare tanto devi farla purtroppo a gennaio. Io credo che le possibilità di sostituirlo ci sarebbero anche, perché il Milan comunque è un collettivo. Il Milan sì, si esalta poi Leao nel collettivo, però diciamo che un altro giocatore forte che si possa esaltare nel collettivo lo possiamo trovare. A questo punto per 6 mesi io non escluderei neanche, sempre nel caso dovessimo cedere per i motivi che ho detto prima Rafa, non escluderei neanche di puntare sull'orgoglio e sulla voglia di rivincita di un CR7 che è stato praticamente licenziato dal Manchester. Sarebbe lì, messo lì sulla sinistra nel suo ruolo, credo avrebbe una gran voglia di far vedere che ancora qualcosina lo può dare. A noi potrebbe fare comodo, e alternandosi con Rebic secondo me potremmo ugualmente ottenere degli ottimi risultati fino a fine stagione. È ovvio che non lo dico sperando che questo succeda, so anch'io che avremo molte più possibilità di arrivare in fondo a questa stagione con Rafa in campo, però bisogna scontrarsi con la realtà, e la realtà è questa. Cioè, se è vero quello che scrive oggi Ordine, vuol dire andare ad uno scontro legale tra i procuratori, e quindi vuol dire non prendere nessuna decisione fino al 2024. Non possiamo perdere a zero anche Rafael Leao, mi dispiace. Io capisco che il calcio è cambiato, capisco che i giocatori non sono più proprietà delle squadre ma sono proprietà dei procuratori, però a questo punto cioè questo deve valere per tutti, non è che può valere solo per il Milan. Cioè, se diventa che il giocatore automaticamente scade, a questo punto si facciano contratti di un anno, il giocatore fine anno si vede se rinnova o se va via, ma si sa che vale per tutto il mondo del calcio, perché qui sembra che insomma siamo solo noi quelli che alla fine prendono la fregatura. Poi oltretutto in questo caso c'è anche tutto il discorso dietro legale che complica enormemente la situazione. Per il momento mi auguro che in settimana rinnovi Ismail, e questo penso che sia una bellissima notizia per il nostro Milan, perché Ismail è un bravo ragazzo e oramai è un uomo Milan. E mentre su Rafa avete capito che sono poco fiducioso. Ragazzi, ci aggiorniamo a domani mattina. Se purtroppo per avere notizie su D'Onofrio non so a chi mi devo rivolgere, non so chi devo, perché veramente è calato un silenzio di una incredibile. Io capisco che all'interno tra di loro si coprano, ma non riesco a capire perché deve essere la stampa che dovrebbe avere il compito di scoperchiarle queste cose. Cioè, siamo arrivati veramente al livello di un compromesso a ribasso negativo tra gli editori, i giornalisti e le lobby, in questo caso della politica sportiva, della federazione, dell'associazione italiana arbitri. Veramente sono veramente imbarazzato per questo paese, per come siamo messi è messa l'informazione di questo paese. Vorrei poi, ci sarebbe tanto da dire anche su altre cose, su altri avvenimenti che succedono, però secondo me questo, noi parliamo di calcio, è proprio lo specchio. Cioè, non rispondono più alla deontologia professionale, rispondono ai loro potentati, e questo è grave per un paese, molto grave. Ragazzi, a domani mattina dal vostro bandito rossonero, pollicione, iscrizione e campanella per le notifiche. Una buona serata. A domani.